Mazzara, lì di sequestrati a Tonarelle, il giudice ordina lo smontaggio delle strutture. Castelvetrano, operaio di 29 anni arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Trapani, controlli al mercato ittico al dettaglio, sequestrati circa 130 kg di pesce. Palermo, pesca dalla regione, bando da 16 milioni per lo sviluppo dell'acquacultura. Trapani, presentata in conferenza la 58esima edizione della cronoscalata Monte Erice. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca. A Castelvetrano i carabinieri hanno arrestato un operaio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, i particolari nel servizio. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 29enne operaio. Le manette sono scattate l'altro ieri pomeriggio a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione del giovane che alla vista dei militari dell'arma avrebbe anche tentato di disfarsi della droga. A casa del 29enne i carabinieri hanno rinvenuto un po' di tutto: 50 grammi di cocaina già suddivisa in due sacchetti di plastica, 55 grammi di hashish, un bilancino di precisione, due coltelli a serramanico, un flacone di metadone e denaro probabile provento dell'attività di spaccio. I militari hanno anche recuperato parte dello stupefacente che il 29enne aveva gettato dalla finestra di casa. Il giovane è stato quindi condotto in caserma e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del giudizio direttissimo. L'arresto è stato convalidato e il giovane è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari. Dovranno essere smontati i quattro lidi sequestrati lunedì scorso a Mazzara del Vallo. Sentiamo. Dovranno essere smontati nel giro di qualche giorno i quattro stabilimenti balneari di Tonarella sottoposti a sequestro lunedì scorso dai militari della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari di Marsala al fine di restituire alla libera fruizione i tratti di spiaggia per così dire occupati dalle strutture in questione, ovvero i lidi Maracanà, Malibu, Morgana e Tropicana. La Guardia Costiera ha già tolto i sigilli in modo da consentire ai proprietari degli stabilimenti di procedere con le operazioni di smontaggio. Resta in vigore comunque il provvedimento di sequestro delle strutture e di tutti i materiali annessi come lettine, ombrelloni, imbarcazioni di salvataggio, sedie, tavole e così via, emesso dal GIP su richiesta della Procura lilibetana in attesa che le indagini facciano il proprio corso. L'accusa per i titolari dei lidi, come si ricorderà, è di occupazione abusiva di demanio marittimo. Sei in totale le persone denunciate, compresi due funzionari della Regione che a inizio estate avevano rilasciato ai quattro lidi l'autorizzazione a spostarsi sull'arenile di Tonarella dalla loro posizione originale in tratti di spiaggia originariamente libera. Un via libera contestato però dal comando della Capitaneria Mazzarese che già in sede di conferenza di servizio aveva sollevato alcune osservazioni. Da qui gli accertamenti e le indagini sfociate nell'operazione spiaggia pulita eseguita dalla Guardia Costiera lunedì scorso. Controlli congiunti a Trapani nell'ambito della filiera ittica, sequestrato pesce ed elevate multe, i particolari nel servizio. Controlli a Trapani sulla filiera ittica sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalla locale Capitaneria di Porto, dai carabinieri e dalla sezione annona del locale comando di Polizia Municipale. I controlli sono stati portati a termine nelle aree esterne al mercato ittico al dettaglio. In totale sono state elevate sanzioni per 3.927 euro e sono stati effettuati 5 sequestri amministrativi. Le forze dell'ordine in particolare hanno sequestrato 130 kg di prodotti ittici di dubbia provenienza. 3.000 euro di multe sono state inflitte a operatori per violazione della normativa comunitaria di settore. Altre 3 sanzioni, poi per un totale di 927 euro, sono state elevate per lo svolgimento dell'attività di vendita in assenza della prescritta autorizzazione. Il prodotto ittico, a seguito del controllo da parte del veterinario dell'ASP di Trapani, è stato dichiarato non destinabile al consumo umano e quindi portato in discarica per la distruzione. L'operazione, fa sapere la Capitaneria di Porto Trapanese, si colloca nell'ambito delle azioni di contrasto delle attività commerciali prive delle autorizzazioni necessarie di controllo a tutela delle varie articolazioni della filiera della pesca, dei consumatori e dei lavoratori del settore. L'impegno delle forze dell'ordine proseguirà anche nei prossimi giorni.
Una tartaruga caretta caretta è stata soccorsa ieri pomeriggio a circa un miglio a nord di Pantelleria dalla motopesca Follia. Giunti al porto dell'isola, la tartaruga del peso di 50 kg circa è stata presa in custodia dal personale della locale guardia costiera. I militari trasferiranno l'esemplare al centro cetacei di Palermo. Lance Sicilia lancia l'allarme per il settore edile dell'isola. Sentiamo. Da gennaio ad agosto di quest'anno sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono stati pubblicati soltanto 64 bandi di gara, ovvero il 58,71% in meno rispetto ai 155 del corrispondente periodo dell'anno scorso. Lo rileva l'Osservatorio Regionale del Lance Sicilia, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, un'analisi che evidenzia anche il crollo del 45,03% degli importi offerti al mercato. 103 milioni e 900 mila euro a fronte di 189 milioni e 100 mila euro da gennaio ad agosto dello scorso anno. La riduzione sale all'88,32% se si prende come anno di riferimento il 2007, anno d'inizio della crisi, quando da gennaio ad agosto furono bandite ben 818 gare d'appalto per un totale di 890 milioni di euro. È evidente, ha affermato Santo Cutrone, presidente regionale del Lance, che questa tendenza conduce alla fine del settore edile, quello portante delle economia siciliana. Ed è innegabile, aggiunge il presidente di ANCE, che le responsabilità siano della politica tutta, senza esclusione di nessuno. Anzitutto quelle gravissime della regione, focalizzate dall'esiguo numero di gare del periodo gennaio-aprile. I fatti mettono all'indice un governo che ha firmato incolpevole, notevole ritardo il patto per la Sicilia, prosegue Cutrone, e che a 3 anni dall'avvio della nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 non ha ancora pubblicato un solo bando. Per non parlare, prosegue ancora il presidente di ANCE Sicilia, della lentezza con cui le commissioni espletano le gare, elemento che dimezza le opportunità rispetto al già esiguo numero di bandi. A ciò si è aggiunto il governo nazionale che, riformando il codice degli appalti senza prevedere un periodo transitorio, osserva Cutrone, ha imposto un freno alle attività delle stazioni appaltanti, costrette a rivedere e adeguare procedure e progetti. Questi risultati negativi, ha concluso il presidente di ANCE Sicilia, potranno essere attenuati ma non compensati soltanto da un'immediata inversione di tendenza capace di far recuperare il tempo perduto. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rete Acque Bianche delle vie Trapani e Nazario Sauro nel tratto compreso tra la via Volturno e la via Catania Mazzara. Lo ha reso noto oggi il vice sindaco Silvano Bonanno. Ad eseguire gli interventi è l'impresa Ateca Costruzioni SRL di Mussomeli, aggiudicataria del pubblico incanto, con un ribasso di circa il 12% sull'importo a base d'asta di 187 euro. I lavori, fanno sapere da Palazzo dei Carmelitani, termineranno entro la fine dell'anno. Il dirigente della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, con propria ordinanza, ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti stradali interessati dai lavori. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Valentina Blund è il presidente del comitato di gestione della rete delle imprese agricole e agroalimentari denominata Selinunte Valle del Belice. Il comitato è stato costituito da 10 aziende agricole del territorio belicino. Scopo primario delle aziende che hanno stipulato il contratto di rete, si legge in una nota, è quello di accrescere la competitività nell'esercizio delle loro attività e in particolare la capacità di affermazione del prodotto sui mercati nazionali ed esteri. Con il contratto di rete le aziende dovranno svolgere la propria attività di produzione e di trasformazione di prodotti in conformità ai disciplinari e regolamenti predisposti dal comitato di gestione della rete e a commercializzare con il marchio Rete Selinunte Valle del Belice. Riforma e referendum, come cambia la Costituzione. Il titolo dell'incontro organizzato dalla senatrice Pamela Orru in collaborazione con l'Unione Provinciale del PD di Trapani, che si terrà questo pomeriggio presso l'Hotel Crystal a partire dalle 18. Interverranno il senatore Luigi Zanda, presidente del gruppo PD al Senato, il senatore Roberto Cociancic, coordinatore del Comitato Nazionale per il Sì, e la senatrice
senatrice Pamela Urru, membro dell'ottava commissione permanente Lavori Pubblici e Comunicazioni. La Regione ha pubblicato un bando per investimenti nel settore dell'acquacoltura e il servizio. È stato pubblicato dalla Regione il bando sull'acquacoltura che prevede 16 milioni di euro di fondi del nuovo Fondo Europeo per la Pesca per investimenti produttivi nel settore ittico. Il bando, ha dichiarato l'assessore regionale per le risorse agricole Antonello Cracolice, è destinato a finanziare investimenti al 50% a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature e macchinari per gli allevamenti, edifici, terreni e consulenza. In questa nuova programmazione stiamo dando spazio, ha aggiunto Cracolice, a progetti che valorizzino la ricerca e il rispetto dell'ambiente e delle specie acquatiche. Insieme al Dipartimento della Pesca, ha proseguito l'assessore, abbiamo costituito un tavolo strategico sull'acquacoltura per incrementare e mettere in rete le competenze del settore con l'obiettivo di far crescere l'acquacoltura in Sicilia. Abbiamo impresso criteri specifici per favorire progetti, ha concluso Cracolici, che scommettano su tracciabilità, ripopolamento, benessere degli animali acquatici, conversione agli allevamenti biologici, sostenibilità e innovazione per il risparmio idrico ed energetico. E a proposito di pesca, lunedì alle 17 si terrà a Petrosino, presso il Comune, un evento dell'attività di animazione territoriale per la progettazione condivisa e partecipata del nuovo piano di azione locale del FLAG trapanese. Saranno individuati gli ambiti tematici su cui puntare per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale ed esaminate le opportunità di sviluppo locale attivabili attraverso le misure specifiche che i 9 comuni aderenti, Trapani, Erice, San Mitolo Capo, Custonaci, Valdedice, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Paceco potranno adottare nel proprio piano di azione locale. Questa mattina intanto si è svolto a Marsala il primo evento di animazione territoriale per il FLAG trapanese. Un'altra coppia di mazzaresi ha festeggiato i 50 anni di matrimonio. Si tratta dei coniugi Francesco Fiume e Filippa Gancitano. La messa per l'anniversario è stata celebrata nella chiesa di San Pietro. Su delega del sindaco Cristaldi, alla cerimonia ha preso parte il presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano, che ha donato alla coppia una pergamena celebrativa con il messaggio augurale del primo cittadino. È stata presentata ieri, nel corso di una conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Trapani, la 58esima Monte Erice. Ascoltiamo alcune dichiarazioni rilasciate a margine della conferenza. È con grande orgoglio che stiamo per iniziare, dare il via a questa 58esima manifestazione, annoverando forse un record, oltre 230 iscritti, e quindi speriamo che i partenti siano gli stessi. Aspettiamo sempre che la gente, il pubblico, gli sportivi e non attraverso questa manifestazione rinnovino sempre il senso sportivo, in questo caso motoristico. Allora, la 58esima Monte Erice raggiunge il massimo degli ultimi anni con 234 iscritti, di cui 181 della gara del campionato della motocicletta in montagna e 53 delle vetture autostoriche. Sull'elenco del campionato italiano motocicletta in montagna sono comprensive le 7 vetture del Kia Green Hybrid Cup, le vetture del campionato del trofeo della Kia con GPL, con alimentazione a GPL. Il percorso rimane sempre lo stesso, con la sua lunghezza di circa 5 km 800 metri, in cui verranno posizionate 38 postazioni di commissari di percorso e di segnalazione. Impegneremo circa 150 commissari di percorso e un altro centinaio di volontari e collaboratori, sia dal servizio sanitario, servizio cronometraggio, servizio assistenza meccanica, i team di estricazione e decarcerazione, il personale di protezione civile e delle forze dell'ordine e all'amministrazione comunale, che ci collaboreranno alla realizzazione della gara. Non ci sono altre notizie per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con lo sport in TV. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.